leggenda narra che la collana della dea Venere si ruppe e sette perle caddero nel mar Mediterraneo di fronte alla Toscana, creando l'arcipelago che oggi incanta milioni di turisti, composto da Giglio, Giannutri, Montecristo, Pianosa, Elba, Gorgona e Capraia. Di queste sette isole, non tutte sono accessibili liberamente. In particolare a Gorgona c'è un carcere ed è interdetta completamente. Montecristo è parco integrale, Giannutri in parte anche, e poi c'è Pianosa, che ha una storia molto particolare. Fu nel 1800 una colonia penale famosa, in cui i prigionieri lavoravano la terra e si producevano prodotti anche per l'esportazione. Molto famoso l'orzo. Al tempo l'isola era florida e aveva una comunità attiva di guardie carcerarie che vivevano stabilmente sul territorio. Poi la colonia è stata chiusa. A causa di questo provvedimento, il piccolo nucleo di popolazione residente fu completamente sgomberata. E si insediarono, divenne quindi carcere politico e poi carcere per reati di mafia e per il famigerato articolo 41 bis che prevede l'isolamento dei boss mafiosi. A quel punto rimase quasi disabitata per decenni, poi lentamente fu riaperta al turismo. Ora ci vivono ex detenuti che gestiscono un bar-ristorante, centinaia di guardie carcerarie, un costo insostenibile per lo Stato italiano. Tanto che il progetto fu abbandonato a breve e l'isola, nonché i dipendenti della Guardia Costiera, Forestale e Pubblica Assistenza. L'isola è inserita nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano dal 1998 e il Ministero dell'Ambiente ha introdotto regole restrittive per l'accesso pubblico. La fruizione a terra è consentita con modalità concordate tra parco e comune di campo nell'Elba, cui appartiene il territorio. Quello che si può ammirare in queste acque è il Mar Mediterraneo come 100 anni fa, che pian piano si abituano alla presenza dei SUP e si mostrano nel loro splendore come modelle davanti agli obiettivi delle macchine fotografiche, secche e avvolgono i gruppi di subacquei che vi nuotano in mezzo, e poi ci sono le cernie, alcune di dimensioni notevoli, ricordando che siamo in un tratto di mare quasi incontaminato, quindi non è raro imbattersi in margherite di mare. Pesci luna, dentici, tonni e corvine completano la varietà di pesce stanziale presente. Ma non possiamo non citare la possibilità di fare incontri inconsueti. Infatti il parco ha confermato la sua riapertura alle immersioni da aprile fino a novembre. Aquile di mare o grossi astici.